Abbiamo voluto dare un significato estremamente simbolico a questa conferenza stampa perché qualche giorno fa il Consiglio Comunale ha approvato un provvedimento contro la possibilità di far svolgere un referendum. I cittadini quindi non sono in grado, secondo il Consiglio Comunale, di poter esprimere un'opinione su dove debba essere collocato il nuovo ospedale di Teramo. E questo ci sembra altamente lesivo della democrazia. Noi oggi non parliamo di qualità del contenuto, il contenuto è di competenza della ASL. Su questo faremo altre conferenze stampe e lo dico da medico, ma questo non è il contenuto oggi. Oggi parliamo del contenitore. Il contenitore ospedale non necessariamente può essere spostato facilmente. Il contenitore, dove lo spostiamo, garantisce lo sviluppo della città in un senso o in un altro. Se noi provocatoriamente spostassimo l'ospedale a Villa Tordini, per esempio, la città si sposterebbe a Villa Tordini. Per noi sta bene a Villa Mosca, perché lo sviluppo della città va da quella parte. C'è un'idea di contenitore, ma non ci sono abbastanza poi attualmente fondi per realizzare questo contenitore, location a parte. Esatto, quei fondi che ci sono sufficienti per mettere a norma l'ospedale che attualmente c'è.